Un saluto a tutti e bentornati in questo nuovo video. Oggi siamo tornati dal gruppo Bossoni, questa volta nella sede dedicata al brand Peugeot, per parlarvi della nuova Peugeot 208 che oggi ci viene offerta in questa colorazione giallo faro, che è il colore di lancio che è stato scelto per questa vettura. Andiamo, prima di iniziare con il nostro video, a scoprirla brevemente all'esterno e all'interno per parlarvi del design di questa vettura. In questa versione, che è la GT Line, quindi la versione un po' più equipaggiata, quindi un po' più bella, abbiamo questo frontale, questa griglia anteriore che presenta sotto il portatarga un'area dedicata ai sensori per gli ADAS, quindi gli assistenti alla guida. Abbiamo anche là sopra il sensore per quanto riguarda la frenata d'emergenza e troviamo qui nell'anteriore i gruppi ottici completamente a LED che si possono anche accendere dalla chiave. Ad esempio, siete nel parcheggio e non trovate la vettura, potete accendere i fari per diciamo semplificare le operazioni di ricerca. Ci sono queste tre piccole barrette a LED che poi vanno a unirsi nell'area laterale a formare due sorte di zanne che vanno a slanciare ancora di più la vettura e a parer mio sono molto interessanti, molto belle. In questa versione abbiamo anche il tetto panoramico non apribile e gli specchietti in colorazione nera richiudibili elettricamente. Nel posteriore troviamo questa fascia in nero lucido che va a mitigarsi, se così possiamo dire, con i gruppi ottici posteriori. Anch'essi sono tre piccoli LED che ricordano quelli che abbiamo già visto nell'anteriore. Abbiamo il vetro oscurato e qui possiamo accedere con l'apertura manuale al bagagliaio che ci rivela una capacità ottima, ma diciamo in linea con quella che troviamo nelle altre concorrenti di questa vettura. Non abbiamo la ruota di scorta, ma abbiamo il kit di riparazione e i sedili sono abbattibili in configurazione 60-40. Nella parte posteriore si possono ospitare fino a tre occupanti. Andando a vedere, i sedili sono in tessuto misto pelle. Provo ora a salire, il sedile è impostato sulla mia altezza di guida, io sono alto circa 1,83 m. Ammetto che a salire è necessario fare un po' di contorsionismo, ma una volta a bordo si posso dire di stare comodamente. Per un occupante un po' più alto di me sarebbe difficoltoso con la testa, in quanto si va a picchiare contro il vano che ospita la tendina parasole, mentre il posto centrale non ci arrivo neanche a mettermi, però per un occupante, un bambino o comunque qualcuno di dimensioni minori rispetto alle mie starebbe con una discreta comodità. Gli attacchi Isofix per i seggiolini sono presenti sia nei sedili anteriori, ovviamente solo in quello del passeggero, e anche in quelli posteriori, tranne che in quello centrale. Salendo veniamo accolti da un abitacolo a mio parere molto accogliente. Abbiamo il volante tagliato caratteristico di Peugeot, che è regolabile sia in profondità che in altezza, ovviamente manualmente si può bloccare. Qui abbiamo la versione con il cambio automatico. Andando ad accendere la vettura, ovviamente bisogna tenere il piede sul freno, basta premere questo tasto e veniamo accolti dal virtual cockpit, che viene definito anche in tre dimensioni dal gruppo Peugeot. Abbiamo l'aria condizionata che andiamo a spegnere così non dà fastidio e un display interamente digitale.
Abbiamo i fari automatici che possiamo regolare anche manualmente e abbiamo anche qui, che andremo a vedere poi dopo, un sistema di infotainment molto ben sviluppato per poter gestire tutte quelle che sono le funzioni della vettura. Andiamo ora a vedere ancora insieme la struttura dell'abitacolo. Qui abbiamo un rivestimento in simil carbonio. Mi piacciono molto le cuciture che corrono tutte intorno al cruscotto e anche sui sedili in colore verde. Qui abbiamo una pulsantiera ormai molto caratteristica di Peugeot. Possiamo attivare le frecce, quindi le quattro frecce, e possiamo gestire altre funzioni come la climatizzazione, che anch'essa va poi gestita dall'infotainment, come vedremo nelle prossime clip. Qui abbiamo altri tasti captivi, quindi non da premere fisicamente, per poter gestire altre funzioni della vettura. Qui abbiamo la possibilità di accendere alla massima potenza l'aria condizionata e disattivarla. Qui abbiamo la possibilità di disappannare il vetro sia anteriore che posteriore, la possibilità di bloccare le portiere e altre funzioni. Qui la regolazione del volume per la radio, per tutto l'infotainment. Parlando più da vicino dell'infotainment, troviamo questo display completamente touch. Qui abbiamo dei tasti captivi che ci permettono di avere di selezionare in modo molto rapido le funzioni dell'infotainment. Premendo sul tasto musica andremo a immetterci nella schermata relativa alle radio. Possiamo premere su una stazione radio e alzare da questa rotellina il volume oppure alzarlo dal volante. Proviamo adesso come si sente il volume su quest'auto. Devo dire che l'audio è molto buono, anche ascoltando dal proprio smartphone. La riproduzione è ottima, anche la qualità audio, complice anche la radio digitale DAB. Andiamo avanti e possiamo accedere qui alle impostazioni dell'aria condizionata. Con questo tasto possiamo andare ad attivarla oppure a disattivarla. Possiamo gestire tutto e dobbiamo gestire tutto qui manualmente touch. Devo dire che durante la guida questa cosa può risultare un po' scomoda e ho trovato anche che la risposta dell'infotainment non è molto reattiva, quindi c'è da aspettare un attimo per avere appunto la risposta dal nostro sistema. Qui troviamo anche un tasto che ci permette di sparare l'aria condizionata al massimo della sua potenza, basta premerlo. Qui abbiamo il tasto dedicato alla navigazione, possiamo muoverci così tra le mappe, cercare le destinazioni, possiamo scriverlo oppure tramite comando vocale, che non risponde molto bene alle richieste e è un pochettino lento, ma questo assolutamente può essere migliorato in futuro, questo che sia anche di input per un migliore sviluppo a Peugeot. Qui abbiamo un tasto che ci permette di impostare alcune funzioni della vettura, quindi passaggio automatico da fare abbaglianti ed anabbaglianti, start and stop, assistenza al parcheggio, telecamera posteriore, sensori. Qui accediamo premendo sul telefono all'interfaccia di Apple CarPlay o Android Auto. Ovviamente l'interfaccia è sempre la stessa che troviamo sulle altre vetture. Possiamo trovare telefono, messaggi, mappe, musica e tantissime altre applicazioni scaricabili dallo store. E premendo quest'altro tasto possiamo andare a selezionare altri servizi come app connesse, Mirror Link, Android Auto, quindi il mirroring del proprio dispositivo. Qui possiamo chiudere le porte dell'abitacolo e ovviamente riaprirle, e qui le impostazioni per quanto riguarda lo sbrinamento dei vetri anteriori e posteriori. Qui possiamo accedere alle impostazioni, configurare i nostri profili e impostare ad esempio il colore dello schermo oppure le impostazioni audio. Qui troviamo il nostro volante, un volante molto caratteristico perché è tagliato sulla parte superiore ed inferiore. Qui possiamo rispondere al telefono, da qui possiamo gestire i nostri servizi di mirroring, infotainment, e qui possiamo andare a gestire le stazioni radio, quindi scorrendo con questa rotellina possiamo andare a selezionare la stazione desiderata. Qui si può alzare e abbassare il volume e da qui sarà possibile accedere ai comandi vocali che, come vi dicevo prima, non mi hanno soddisfatto del tutto. Andiamo ora a provarli. Per
per incominciare pronunci il comando desiderato dopo il beep. Sintonizzati su RDS. Sintonizzato su RDS. I comandi vocali capiscono e rispondono sfortunatamente solo dopo alcuni secondi. Diciamo che è implementato non troppo reattivamente, ma questo ovviamente si può modificare. Qui possiamo cambiare invece da questa rotellina sul volante le impostazioni di visualizzazione del nostro schermo qui davanti, che è uno schermo 3D che a me piace molto. Abbiamo alcune impostazioni come navigazione, guida e strumentazione che ci mostreranno alcune informazioni differenti, oppure anche il profilo personalizzato sulla nostra guida. Qui abbiamo in basso il selettore del cambio automatico, il freno di stazionamento elettrico e la driving mode, quindi la selezione delle modalità di guida. Possiamo accendere da qui la vettura, ovviamente tenendo il piede sul freno perché è un cambio automatico. Da questa inquadratura io vi mando un saluto, vi ringrazio per aver visto questo video e ci saranno degli altri video più corti su alcune funzionalità che ho ritenuto più interessanti rispetto a questa vettura. Io vi invito a venire a vederla, a toccarla con mano e a provarla dal gruppo Bossoni in via Triumplina a Brescia. Vi aspetto in un prossimo video su Skylix Motori.